science, my old friend. Starting off on the globe Earth to remind people that we're on a globe. Let's remember where all the gravity is pulling to the center of the Earth, that amazing gravity. And we happen to set up a little test with a vacuum chamber. Okay. We've got a vacuum chamber, and inside that vacuum chamber is a smaller box, if you will, with a sealed top, and we have air in that as well. So we've got a vacuum chamber. It's got a vacuum, or it's got air right now inside of it, and so does the box sitting at the bottom. You'll see we'll pop open the front of this, and you will see the box inside of it. Let's go 3D modeler. All right, there you go. You've got basically air inside this box and the box inside of it. Only this box inside, we've got sealed. So right here, we've got a sealed top. We've got air floating a boot in here. And we are going to go ahead and start the vacuum here in a second and suck the air out of our vacuum chamber. Remember, the vacuum chamber is on Earth, okay? It's not in space, it's not anywhere. It's on the ball Earth. And we suck out the air from the chamber. There goes the air. And we'll notice that this box remains sealed because there's still air in this box, okay? And then we get all the stuff out of there, get out of there. Now, we can see inside the small box, we have the molecules of air, and we electronically peel open the box. Now, we know one of two things will happen. Either A, these gas particles will enter into the vacuum and disperse amongst the vacuum. Why? Well, because high pressure goes to low pressure, and because that's the way life works. Or will this box of air stay down because of the pull of gravity? Okay. Now, nobody would answer anything other than, of course, what do we think happens? The gas will fill that space. Okay. The gas will disperse into the vacuum, not that long and right after, but there you go. The gas will take out of the box and become part of this evacuated system. Now, that alone disproves their entire model. Okay, this one experiment, this one thought experiment, if you will, disproves it because they tell us that the reason that the atmosphere stays attached to the Earth and doesn't go off into space is because of gravity. So if gravity is strong enough to hold the entirety of the atmosphere, everybody think of wherever you're at right now, think that there's a column above your head of a tremendous amount of atmosphere that goes all the way up to 50,000, 60,000, 70,000 feet or more as it disperses and gets less and less and less until it hits the vacuum. But gravity, they tell us, is holding that air to the Earth. So if that were true, then gravity would hold the air in this little box to the Earth. End of story, period. Iniziamo col trattare un esempio di vita reale della forza del vuoto dovuto ad un sistema di pressione d'aria che viene ridotto, attiguo ad un altro sistema di pressione d'aria per impostare la circostanza. Questo è l'esempio classico che mi viene in mente di un'autocisterna ferroviaria. Ora passiamo nel cosiddetto spazio e applichiamo questi concetti che sono osservabili, testabili e ripetibili qui sulla Terra. Quando parliamo in termini di spazio, la scala più comune utilizzata è il TOR. La pressione all'interno della capsula, se siamo decollati dal livello del mare, come fa la maggior parte dei razzi, sarebbe nuovamente di 10 tonnellate per metro quadrato. Come può essere che la capsula in cui ci troviamo possa essere in grado di sopportare 10 tonnellate di pressione per metro quadrato all'interno delle pareti della capsula, dove cerca di uscire con appena 0,000002 PSI di contropressione? In questa immagine qui a sinistra ci sono esempi di guarnizioni usate per sopportare il vuoto. Sulla destra c'è il guanto di Neil Armstrong, un sistema per collegare il guanto alla tuta, quasi come un chiavistello che spinge in un solco ma che non comprime la guarnizione col metallo. Questo design è una maniera semplice per indossare e togliere la tuta durante le esercitazioni e, naturalmente, nelle simulazioni. Un aggancio del genere però non sosterrebbe nemmeno una piccola quantità di pressione e il fatto che il LEM non avesse una camera di decompressione significa che qualsiasi contenitore al suo interno doveva essere progettato per resistere al vuoto dello spazio, ovvero alla 10-11 TOR. O questo è un errore madornale nella simulazione della NASA. I sacchetti di cibo esploderebbero durante la depressurizzazione, come le sacche di urina e delle feci o i sacchetti che vanno buttati via. E come qualsiasi altro contenitore all'interno del velivolo per l'aria o per l'acqua sarebbero stati sottoposti al vuoto dello spazio e avrebbero subito le stesse conseguenze probabilmente decisamente drammatiche. Un ultimo punto. Avete sentito parlare della valigetta delle rocce dell'Apollo?
È una custodia di alluminio con i campioni di roccia che gli astronauti dell'Apollo hanno raccolto sulla Luna. Sono stati conservati nel viaggio di ritorno per essere aperti qui sulla Terra. Ci hanno detto che all'interno del contenitore di alluminio è stata preservata l'atmosfera che era 10 alla meno 11 torr. Suppongo che il contenitore delle rocce era più resistente dell'autocisterna di acciaio e delle pareti dell'impianto Glenn Research di centinaia di volte. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivise per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore. Ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.